Benvenuti e bentornati a un nuovo video, oggi finalmente sono riuscito a intervistare il grande, il celeberrimo Andrea Mengucci Ciao Mengu, sono felicissimo di averti qui sul mio canale Grazie, grazie dell'invito, sono un altro piacere, buon 2022 <ride> sono... anche perché per me è un piccolo grande traguardo, dai, se si può dire questa cosa qua come è passato le feste, tutto bene? sei pronto a sentirti dire delle domande che non ti ho detto che ti avrei fatto? no, scherzo dai, le feste sono state perfette perché capitavano sempre di sabato e domenica quindi io streamavo tranquillo da lunedì a venerdì e poi facevo festeggiavo sabato e domenica stacano Perfetto. vista stacano vista vero per i spettatori uh, <ride> andrea non ha bisogno di presentazioni noi che giochiamo a magic sappiamo tutti chi è cosa ha fatto cosa fa cosa non fa e, sia come giocatore che per la community grande appoggio e vabbè in descrizione vi metto tutti i contatti e soprattutto il timestamp delle domande perché sarà un po' Uh, ce ne saranno un po', infatti lo tedierò un sacco. Quindi prima <ride> di iniziare vi chiedo un like sulla fiducia, di iscrivervi al canale mio, suo, il nostro, mettere tutte le campanelle, Far iscrivere, condividere amici, parenti, giocatori di trono, scimmie pirata e, e altre robe. Iniziamo! <ride> uh, beh, faccio una domanda per rompere un po' il ghiaccio, dai. Ma l'hashtag più famoso di Magic nel mondo, Cousin, dove è nato? Perché? Per come? io essendo italiano ovviamente abbiamo questa bandiera della cucina nel mondo che soprattutto in America vabbè, diciamo che nel mondo però ovviamente Magic io ho eh, viaggiato principalmente in America ho sempre fatto squadre con americani social media sono principalmente eh, diciamo popolati di Magic da americani quindi tutti quanti erano sempre curiosi di sapere cosa mangiavo perché sono italiano eccetera 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 quindi ho iniziato a postare un po' delle foto, non solo dei ristoranti, ma anche a, a casa mia, perché mio padre è molto bravo a cucinare, quindi ecco, è nato questo Mengucci Cuisine Hashtag che la gente per molto tempo ha pensato che fossi io a cucinare, quando invece io gioco solo a Magic tutto il giorno <ride> e mangio quello che mi, che, mi, che mi mettono davanti, quindi ecco, questo Mengucci Cuisine è nato nel... io facevo foto di quello che mangiavo, che lo cucinava mio padre o quando andavo al ristorante, eccetera. Beh, la cosa figa è che a volte alcuni piatti sono eccezionali. Non a volte, sempre, però alcuni per quanto riguarda il mio gusto sono eccezionali. Infatti, il mio preferito che è da un po' che non posti, sono i gnocchi, quelli con il sughetto di mare. Quella no? roba lì è, per me è il, mio, è il mio preferito. È da un po' che non lo mangi. Eh sì, <ride> Diciamo che io abito a Senigallia. Che è una città sul mare e si mangia frutti di mare, cioè d'estate non esiste più la carne praticamente. Ah, si mangiano solo frutti di mare, sia al ristorante, manca ma a casa. Mio padre era sempre in pescheria o comunque sia. Abbiamo un ristorante dove mio padre cioè, lo conosce molto bene, quindi sempre il classico prezzo fisso. Ottimo, 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 e ottimo. Quindi andiamo sempre a fare antipasti primi e. e tutto. E <ride> Ma quindi nei stranieri, ai pro stranieri di tutto il mondo, sei riuscito a insegnargli i segreti della carbonara o no? Che non si mette la panna, non si mette il prezzemolo. <ride> allora, sì. Ok, quello va bene, tutto bene, però io devo dire che. qua spesso io mangio la pancetta, la... scusa, la carbonara con la pancetta. Ovviamente adesso eh, ti vabbè. guarderà da Roma. Chi guarderà da Roma in inizierà video. a tiltare, mettere dislike, eccetera. Però secondo me la pancetta, quando c'è, va bene anche quella. Parole forti. Parole forti. Parole forti. Esatto. Iniziamo <ride> col botto proprio. Esatto. Qua, adesso, eh? tutti chiusi, tutti, abbiamo chiuso tutti il video. Adesso che nessuno ci sta guardando, ti chiedo una domanda un po' più seria. dai. Quali sono qual qual state le tue. Cosa, cioè, è stato il tuo primo Pro Tour? Che. Come mi hai detto tu, se non sbaglio, fu il Pro Tour quello lì del King of the Hill, che è un allora, articolo sì, famosissimo tuo. Sì, sì, il Pro Tour del King of the Hill è il Pro Tour di Atlanta del 2014, eh, Journey to Nix blocco, io mh, avevo fatto altri Pro Tour in precedenza, il eh, Pro Tour ad Atlanta è stato diciamo il primo dove ho iniziato a testare con gli americani, un po' a caso, ecco, e, e niente, così di botto con mio mazzo... Abbastanza untuned, con un le carte che avevo, sono riuscito a fare una topot veramente inaspettata. Anche grazie al 6-0 in draft, quello ovviamente ha spinto parecchio. E, e niente, un evento incredibile, perché io ero proprio. cioè, diciamo. Non dico un nabbo, perché ovviamente avevo, avevo vinto parecchi PTQ a quel punto, eccetera. Però. Rispetto al, al mondo de, 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 degli squali da Pro Tour ero, ero veramente un piccolo pesce, però ecco, un draft eh, andato bene, io avevo una strategia abbastanza buona che era a quel tempo blu-verde eccetera, e niente, è stato un po' un sogno perché continuavo a vincere contro Mostri Sacri un notturno dopo l'altro, alla fine con... Eh, and in contro, contro Ben Friedman, ma poi anche, cioè veramente tutto il torneo è stato Atterlayton, una serie di codici, veramente mostri sacri che io guardavo solamente online, poi mi sono trovato lì a giocarci contro in future match, sì, no, è stata veramente una, una doccia fredda e poi dopo da lì sono riuscito a ceinare gli inviti ed è stato... Figo. Fino adesso, ecco. <ride> Beh, mica male, mica male. Vabbè, in descrizione sì. vi metto anche l'articolo del King of the Hill molto figo. Molto figo King of the Hill perché eri sempre al tavolo 1. Sbaglio King of the Hill. Praticamente avevano fatto che il winner del Pro Tour precedente, che era Joe, um, Sean McLaren, um, era il King of the Hill perché aveva vinto il Pro Tour precedente. Quello Model con e Controllo okay. al primo turno. Io l'ho beccato, l'ho beccato, quindi Future Match e ho vinto, e quindi sono diventato King of the Hill ah. e poi ho fatto 7-0 quindi sono rimasto King of the Hill tutto il day 1. Ah, ho capito, ho capito. Figa sta cosa qua. Figa sta cosa qua. Round 8 ho perso da Chapin che è diventato King of the Hill. Ma poi dopo, verso round 13-14, ho battuto. Mi sembra Red Duke, sono ridiventato King of the Hill. Beh, come campione e... lineare della box, dai. <ride> fighissimo, fighissimo. Sì, sì, sì. sì. sì e... hanno... Dopo poco l'hanno tolto il sistema, però ecco perché quel. quel... Una volta lì è andata perfetta, cioè sta, sta... però diciamo che dopo era un po' bruttino perché magari a Magic, sai, no? uno vince, perde, vince, perde, quindi certo, certo. non c'era più questa storyline, si è solamente mantenuto con me. Diciamo. Vabbè, non è, non è proprio totalmente deterministico, quindi ci poteva stare toglierlo, va bene, e sì, sì. quindi ti saresti aspettato di far diventare Magic un vero e proprio lavoro, ma non solo come giocatore, ma anche come creatore di contenuti, di ecco, scoprire. Eh... No, ovviamente no, <ride> ovviamente no, chiunque gioca Magic lo fa come hobby all'inizio, non è che inizi dicendo ah voglio diventare eh, Platinum Player eccetera, anche perché eh, ovviamente era una cosa da 10 o 20 nel mondo ecco. Come creatore di contenuti diciamo che ci ho lavorato, perché cosa succede? Faccio top a questo Pro Tour e... Ehm, Chiedo a Channel Farbo di scrivere un articolo, perché Channel Farbo è veramente il sito più importante. Già a quei tempi, io leggevo, mm -hmm. eccetera. Scrivere un articolo sul report. Una volta andavano i Tournament Report. Non so se vanno ancora. Me ricordo, un po' una meno, volta... credo. Sì, una volta andavano tantissimi Tournament Report, dove tu scrivevi proprio turno per turno. Adesso è abbastanza passata come. Come tipo di scrittura. Però una volta era no, per round 1, round 3, round... Capito? tutto così. A me piaceva un sacco e... perché era praticamente una storia, no? Era come se guardassi un po' il film del, del torneo. Adesso penso Grazie che gli articoli ti... siano tutti... Articolo, lista, sai date, no? Esatto, adesso il suo giornalismo eh... è cambiato. Il giornalismo il... è e cambiato. È il titolo clickbait, <ride> clicchi, vai, sai date. Vabbè, ci eccoli, sta. Eccoli. Io ovviamente... Scrivo per Channel Fireball eh, giornalmente, settimanalmente, una quantità di articoli immensa e, e ovviamente mi devo attenuare, a, come si dice, allineare alla richiesta, quindi domande, risposte, sai date, molto, molto rapido. Ecco. <ride> Beh, ho sentito da altre interviste che ci metti anche poco alla fine, perché più o meno avendo testato prima, cioè il lavoro avendolo fatto prima nel momento che lo scrivi è cioè, solo buttare giù, no? Certo, per esempio io stremo 4 ore al giorno, qualche volta 5, magari ehm, mi alleno il pomeriggio, però comunque sia gioco il mazzo su cui poi devo scrivere, cioè mi faccio proprio una struttura della settimana, quindi so cosa scriverò e quando, quindi se devo scrivere un articolo, ieri ho postato un articolo modern sul UV Machina e la settimana prima e questa settimana ho giocato un po' di macina. quindi quando vado a scrivere sapevo già... Eh, ecco cosa scrivere non è che mi devo mettere a scrivere un libro da zero <ride> vabbè ci sta ci sta immaginavo quindi ora e... te, te faccio una domanda che è una mia curiosità io ho visto Dai. spesso che vai uh, in preparazione fai la preparazione con Dominguez con Avia Dominguez che è un giocatore che io amo e addirittura ho, vi ho visto che andavi a casa sua la prima domanda è se sono veramente buone le crocchettas di sua mamma se si dice così e secondo cioè lui com'è come non è Beh, sì, diciamo che con Javier è iniziata eh, un'amicizia che mh, lui è entrato nel. Io, io facevo parte del team MTG Mint Card, quello con eh, l'ICTN, Saito, eccetera, un team eh, diciamo Asia Pacific. E lui è entrato con, Cal, con PT Kaladesh, quindi nel 2016. E da lì in poi, essendo gli unici diciamo eh, eh, europei, ci siamo molto legati anche per i GP, eccetera. E poi nel 2019. E mi scusa. Sono, adesso gli anni si stanno confondendo perché è passato talmente tanto. Da, Dall'ultima volta che, appunto, sono andavo sempre da lui prima del torneo. Quindi, che ne so, dovevamo andare al Pro Tour. Uh, oh, io caso, a caso. Sì? Io andavo a, da casa sua a Valencia una settimana prima e giocavamo io e lui, poi dopo joinavamo il team. Che era già a Bilbao e poi dopo iniziavamo a testare a Bilbao. Ecco. È tutto... una cosa fighissima. Fighissima. Poi io vedevo le foto, cavolo, a parte il fatto che casa sua è gigante. Stavate sì. fuori, giocavate tutto sì. il tempo, vi allenavate un botto. Sembrava sì, figo. Sembrava Valencia... figo. Spagna bellissima, sempre il sole anche a dicembre. A Valencia, cioè, Valencia è una delle città veramente più belle del, del mondo perché è sempre il sole, è una bella città. Stupendo. E quindi il cibo com'era a casa sua? Eh, sì, il cibo, loro lui, lui ovviamente da spagnolo, cugini italiani, il cibo è sempre ottimo. E, um, poi per il PT Barcellona, come hai menzionato tu, sono stato a, a casa dei genitori, perché i genitori sono di Barcellona e quindi siamo stati a casa dei genitori. E la madre praticamente aveva un lavoro che era quello di cibarci. Nutrirvi. <ride> Colazione, pranzo e cena, sempre un pasto diverso, ma una cosa, non so, sarò ingrassato di 5 kg in una settimana. Abbiamo mangiato, non e lui a lui giocava Magic. E lei ci dava continuamente cibo. Ma non è che era cibo, capito, cioè lo cucinava. Cioè, tutto il giorno lei faceva quello. Vabbè, eh, mica, è come i ritiri della nazionale di calcio. no? Che ti svegli. C'è ma... il nutrizionista, sì, <ride> la nutrizionista. Sì, sì. In questo caso, preparatore sì, sì. E atletico. Poi... sì, ma è bellissimo. Quello TT è stato stupendo. Quello era il PT quello con Ogak Quindi sì, c'è stato. Sì che bello da, da, da testare da vedere e Un sacco di... ho visto ho visto ma infatti andiamo su deep deep su questo argomento qua com'è quindi fare deck building e testing a questo livello cioè cosa, co cosa vuol dire eh, testare fare proprio buildare pensare così a, così a livello alto allora Dipende dal formato intanto perché ci sono dei formati come il Modern che sono super vasti. Mm -hmm. Quindi spesso e volentieri è impossibile testare tutti i mazzi. Um, dei formati come invece lo standard, dove invece riesci a andare proprio dettagliatamente nell'appunto testare uh, tutto quello che puoi testare. Una volta fa conto non c'era. Magari c'era già arena, però, ecco, non c'erano la quantità di tornei. Gente che ne parla, eccetera. E quindi il Pro Tour succedeva di solito due settimane dopo il release e quindi avevi proprio pochissimo tempo per fare tutto il lavoro che dovevi fare. Mm. Contemporaneamente a costruito c'era anche da fare il Limited perché il PT era mixed certo. e, quindi, e quindi si doveva fare spesso e volentieri entrambe le cose contemporaneamente. Perciò questo lasciava ehm, dovevi pure impegnati tantissimo. Non c'era l'online, anche perché a me personalmente non piace giocare online. Cioè, adesso, ovviamente, li gioco. Però una volta non, non giocavo mai a Magic online o non giocavo mai a, a Arena. Si dovevo testare. Infatti, io andavo da Vier a testare di persona. Non facevo tanta gente, magari facevo online e poi dopo andava insieme, ecco. Quindi io ho sempre ritenuto che dal vivo si impara molto di più che online. Perché. Ripeto, adesso non puoi fare altrimenti. Ecco perché tanto quando infatti diciamo eh, dove ho dato il meglio, secondo me è stato nel, nel, nel tempo in cui ci si incontrava di persona e ci si, si, si allenava perché lì riesci a giocare. Molto tempo, parlare dei cambi, parlare di notare le cose, anche tornare indietro. Questa è una cosa che mm -hmm. online non si può fare: eh, tornare certo. indietro, ma in testing è importantissimo tornare indietro perché. Eh, spesso e volentieri realizzi di aver fatto appunto un errore e dabbè, torni indietro la partita ancora impari in invece spesso vai a ah no ormai ho fatto questo errore e, e niente è buttato via la partita eh sì, che... hai perso la combo ma imparare qualcosa certo certo sì, Infatti, ma io... parte per la combo proprio, ah, proprio sulla alta, linea come... di gioco tu intendi anche proprio su una linea di sì, gioco cioè, tornare indietro è importantissimo importantissimo cioè ovviamente quando fai il torneo no però ecco in oh, testing perché... è importantissimo Chiaro, chiaro. Beh, quindi vuol dire che eh, quello che dici tu in pratica è che dal vivo il testing è proprio molto più qualitativo. Mentre probabilmente lo, gli strumenti dell'online sono ottimi per chi vuole fare volume, magari. Però, esatto. magari, però prima devi essere già testato e studiato. No, e poi... Ovviamente poi io partivo da una posizione di privilegio perché io giocavo contro i migliori. Sull'adder tu non giochi contro i migliori, quindi spesso e volentieri perdi tempo perché devi caricare il mazzo. Scarso e, e perdi oh. tempo, cioè non stai testando sostanzialmente se becchi un mazzo scarso, perché quando andrai a fare eh, il pro tour, non beccherai un mazzo scarso, chiaro quindi, quindi un'altra cosa è magari discutere le linee con chi ti sta a guardare. Cioè, tu vai a fare un testing house, sei magari in, eh, in sette. E quindi che ne so, cioè, spesso questa era l'ICTN che lui non giocava mai, ma guardava tutti, e quindi, magari ehm, c'era cioè, tipo un maestro di scacchi. E, <ride> e spesso vedeva cose, ti diceva cose, capiva, cioè, sostanzialmente tu non impari a Magic solamente dalla tua partita e dalla tua esperienza, spesso e volentieri impari anche guardando o impari anche ehm, col, ehm, parlando, confrontandoti con altra gente sulla stessa linea, che magari tu pensavi era giusta e invece è sbagliata. Eh beh, eh beh, infatti ho sentito da un'altra tua intervista perché ho studiato <ride> che l'ECTN praticamente un, uno degli esempi di questa cosa qua che dice l'ECTN è che durante un, il Pro Tour quello con uh, i veicoli quindi penso Kaladesh no? eh, mm. ha detto una roba sul Mirror incredibile che effettivamente la giocata giusta era fare la giocata Diciamo meno intuitiva, quella che sembra meno efficiente. E eh, sì. queste cose qua, secondo me, da giocatore di altissimo livello, come li ci come tiene, è incredibile. È cioè, utilissimo. Sì. E come dici tu, chiaramente, Vabbè, c'è la posizione di privilegio, sì. e uno la sfrutta. Chiaramente, diciamola perché magari adesso la gente si è, si è incuriosita. Praticamente c'era Miro di Mardu veicoli dove tu avevi il Cuore di Kiran e Gideon, alleato di Zendikar e cuore di Kiran era bene non farlo di secondo, ma di terzo. Perché a quel punto, quando tu fai cuore di Kiran di terzo, l'altro non può fare Gideon. O se fa Gideon deve fare Gideon più. Perché se fa Gideon pedina, poi muore, muore. dal cuore. Invece di terzo tu gli dai la possibilità di rispondere al cuore e poi fra Gideon di quarto. E questo è ovviamente qualcosa che ehm, ti ci vogliono troppi game per capirla. E tante volte non la capisci nemmeno perché magari. Diciamo, vabbè, ci può stare, ci non anche... arrivi. ci arrivi, ci può stare. Eh, ci può stare. stare. E, ehm, sì, come dici tu, il privilegio di testare con i migliori è anche eh, quello che mi ha permesso di poi rimanere, soprattutto nel periodo precedente, dove i Pro Tour erano attaccati ai set release. Chi aveva alle spalle un team di gente, diciamo, uh, competente, aveva un grande vantaggio su chi non lo aveva, perché chi non lo aveva dovevano arrivare al pro tour molto abbastanza non lo so, c'è cioè questo mazzo ha fatto bene magari, l'ho fatto bene all'FNM ho fatto bene di là, però invece noi eravamo lì da, da una settimana testavamo già con le carte, due settimane chiaro, chiaro, chiaro Vabbè, eh 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 vabbè, ci può stare ognuno ci può stare, ma quindi ehm, ci sono dei consigli che puoi dare a dei giocatori, a noi comuni giocatori medi, sì. che andiamo a giocare la domenica al Four Seasons <ride> sì. beh, ehm... Allora, dipende dal formato, ovviamente. stiamo parlando di, che ne so, Modern no Legacy. Tendenzialmente costruito, sì. Sì, cioè stiamo parlando di formati eh, Modern Legacy. Sono, non dico risolti perché ovviamente non sono risolti, perché eh, sono talmente tanto vasti e non ci sono tornei che non sono risolti. Però bene o male, si capisce il mazzo forte o il mazzo scarso. Quindi, che ne so, eh, Grey City Shadow, Hammer Time e Zetmurktide sono tier 1, quindi se li porti. Non, net decchi non puoi sbagliare ecco ma massimo puoi sbagliare a giocare però eh, diciamo innanzitutto a magic c'è la, la scelta del mazzo e al giorno d'oggi hai una quantità di informazioni veramente immensa e per esempio adesso faccio un plug di Channel Fireball Pro vai, vai, però vai, in, Channel Fireball Pro, <ride> in Channel Fireball Pro tu hai tutte le sei date del mondo e tutte le liste di solito aggiornate ovviamente ci sono tanti mazzi che è difficile tenere tutti aggiornati però quindi già Avendo quello, almeno che ne so, non sbagli e sai di Blood Moon quanto chi devi salare Blood Moon o cose così, ecco. Certo, ma aggiungo che è vero, eh, soprattutto i tuoi sono, hanno sempre l'update, a una certa. Dopo un po' di settimane hai sempre l'update e quindi ti ritorna sopra. Quindi. Passate dal Channel Fireball Pro e iscrivetevi, iscrivetevi all'annuale, con l'annuale, sì. almeno. Prima sì, ma poi è prima che c'è lo score credit, cioè... Esatto, esatto, esatto. Poi, vabbè, un po' di tempo fa c'era anche il Channel Fireball Showdown, vi facevano iscrivere a sto torneo a gratis. Io ho vinto con Esper. Mio, sculato incredibile. Bellissimo, sì, no. bellissimo. Allora, sì. eh... questo weekend uh, Upumpa mi ha convinto a giocare Esper all'Arena Open. Beh, ti, ti deve per forza convincere a giocare contro. Non, non avevo dubbi che Tian ti convincesse a giocare contro. Grande Tian. Io, lui, anche lui lo stimo un sacco perché lui è veramente il From Zero to Hero del, del nostro panorama. Perché veramente ha iniziato a giocare, a giocare che veramente era, non, non sapeva, oggettivamente non sapeva giocare. Migliorato, ah, sì. migliorato, ha chiesto, ha chiesto, ha chiesto. Ho adesso è diventato un bel giocatore. Ti racconto questo aneddoto su vale. Tian mondiali del 2018 dove perché Tian ha vinto il ah, nazionale si è l'ultimo si certo vero dove i mondiali io Tian e Mattia Basilico ah. e che tra l'altro abbiamo fatto top 4 epico bellissimo stupendo uh, Tian dove mi avevano letto insieme um, insomma mi, mi, mi inizia a parlare no perché non so cosa fare eccetera eccetera io faccio guarda ah, avevano appena annunciato l'MPL però non era ufficiale ok mhm mm L'avevano detto a me, e allora gli faccio Guarda, Magic sta crescendo. Magic Arena è il momento, secondo me, di se, se ti piace Magic, se ti vuoi buttare su Content Creation, questo è il momento perché era 2018, la fine 2018 dove Magic stava investendo tantissimo, no? non so se ti ricordi, c'erano un sacco di tornei, arena, eh, eccetera, Red Bull, e... tutte queste robe qua, un botto sì, di... Sì, roll. ma c'era una quantità di... Ma Magic aveva messo tantissimi soldi su Arena e quindi così eh, diciamo che Tian era lì lì, non sapeva, eccetera, faceva da... L'ho pushato tantissimo a giocare in Arena e adesso è un grande streamer, uno degli italiani più, più seguiti e mi fa tantissimo piacere che quindi... appunto non eh, è che... Non è che è merito mio, ovviamente, ho fatto tutto lui, però <ride> mi ha fatto piacere che ha seguito, la... diciamo, si è buttato su Arena. Quindi è colpa che... tua se sta su Arena. <ride> <ride> esatto, perché è una cosa... all'inizio, no? Non so se ti ricordi, ma Arena era molto vista strana, ecco. All'inizio? Però... <ride> Vabbè ah, questo... Ancora? Faccio io il flame, allora. faccio, io, faccio io quello cattivo. No, ancora, ancora. Però in realtà è uno strumento ottimo, 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 soprattutto per chi vuole fare creation. Perché oggettivamente MTGO ha una sfiga. Una. Una grande che fa, fa schifo da guardare, oggettivamente è proprio yeah. brutto. È un client del 2002, oggettivamente è proprio brutto. Ma tu infatti oh. parlavi di net decking. Net È sì. un mondo di net decking. Perché vi dico anche la realtà, eh, penso che la gente ne netteccava anche nel 96, però facciamolo in un mondo del netdecking di oggi. Si può quindi avere questo edge sugli avversari? Si può ancora avere un edge sugli avversari? Di, di metagame... Sì, di metagame... Devi sapere bene o male. Beh, devi sapere bene o male qual è il mazzo da portare se continuiamo a dire il modern non so se i tuoi view specialmente giocano modern mm -hmm. però per esempio in modern ci sono delle settimane dove va bene portare 4 eh, color Omnat, perché magari sta bene da ehm, determinati, mazzi, determinati mazzi fair ma ci sono delle settimane dove non è da portare perché sta male da determinati mazzi fair ci sono molte Blood Moon eccetera a grandi linee se tu hai un mazzo e lo sai giocare bene è meglio che giochi quello però ovviamente mettere grid è importante a qualsiasi livello ecco Certo, certo, Hai eh, altri aneddoti su Tian, <ride> o sui mondiali, What che alla fine, fine i mondiali sono sempre andati bene, no? Che peccato che non ci sono più i mondiali a squadre, a nazioni Andati bene da quando Mengo capitano portava eh, in, alto, <ride> la in mano. alto la squadra, <ride> sì, sì. abbiamo eh, fatto, allora, 2015 è quando abbiamo vinto, io ho un po' di coppia su di Cerro. e poi, però non ero, non ero capitano, quell'anno era Cambilluzzi, quell'anno ho sì. vinto Avevo vinto un World Magic Cup a Riccione, 2015, e poi gli altri anni ero capitano e abbiamo sempre fatto top 4 per tre anni di fila, quindi abbastanza Beh. abbastanza <ride> buona performance in Italia, l'Italia, ai eh. World Magic Cup. Beh, peccato, Come me non, non ci sono più, uh, non eh, mi piaceva. No, è MPL, ha portato via Vabbè, tutti certo. i tornei de, del popolo e ha dato tutti i soldi. All'elite, all'illuminati, all'illuminati, incredibile. Parlando di elite, allora, adesso loro parliamo di elite. Il tuo collega William Huey Hugh, Jensen, Huey. Iui, l'avevi studiato <ride> è stato messo come direttore del Play Program eh, quindi allora facciamo finta che tutto è risolto, tutti i problemi del mondo sono risolti c'è la pace del mondo e tutto tu come struttureresti quindi questa, questo Play Program, questa scena competitiva, grandi linee, eh? non è che mi devi dire ogni Pro Tour quanti soldi vuoi mettere offline, online, Pro Points Elo, Platino, MPL diamo tutti i soldi a Mengu e a Dominguez e basta sì, sì, e alle CTN sì, sì. Sì, 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 allora innanzitutto William Jensen era il mio capo a Channel Fireball cioè quando io mi dovevo scrivere un articolo o fare una domanda, chiedevo a lui. E quindi vederlo ovviamente non lavoro più adesso per Channel Farbo. È Ci stato stavo. un Bastante shake up ed è stato soprattutto bellissimo perché hanno scelto lui invece che qualche direttore di LOL. Perché quando la MPL è nata, quando noi parlavamo con i gestori, gli organizzatori, era tutta gente che veniva da League of Legends, che veniva da Raid ma non avevano aveva gente che sapeva di cosa stava parlando con i giocatori di Magic e infatti hanno fatto quello che hanno fatto adesso si sono accorti secondo me che Magic è The Gathering No, torneo online con gente invitata a nitpicking e secondo me invitando a Jensen che per chi non lo conoscesse Jensen è un giocatore di vecchia data ha fatto primo, la sua prima top 8 mi pare, nel 2000 quindi e anche il campione fortuna. del mondo. Sì, io, All of Famer. Due Famer. All -famer. 2017. Due premi, dai, <ride> vinto due cose. Eh. E quindi, ecco, hanno chiamato a lui. Non hanno chiamato <ride> Capito? Il... il giocatore di... di Overwatch. di... No, di... no, di no, no, ma su questa roba qua sono d'accordissimo anch'io. Perché poi io ho fatto un video su questa cosa qua. E sotto mi hanno detto che io facevo i voli pindarici. No, però sapevo anch'io di questa cosa qua. Al play program c'era gente da Airstone. C'era gente da LOL. C'era gente da vari. Uh, facciamo eSports Vari videogiochi Perché Probabilmente L'indirizzo li, strategico Dell'azienda Era quello Sul virare E sull'online Che comunque È andata anche abbastanza bene Perché C'è stato quello che è successo E quindi Si doveva per forza Giocare online Infatti a volte Leggo delle critiche Su alcune cose Che dico Ma tu dove stai vivendo? A casa tua non c'è la pandemia. Quindi ma sembra, poi, <ride> perché sembra tanto Alchemy. che vogliono virare tutto sull'online e fregarsene nel cartaceo. Che sembra... È... È... mi sembra una stupidata, no? Sì, io penso con Haki mi leggi certe Takes. Che mamma mia, <ride> a me mi dà un fastidio. Che poi, che poi RNG fino a un certo punto. A me SIC sembra meno RNG rispetto a Draw a Card. Sì ma scusa ma te quando giochi a Magic Non peschi 7k ma, va, vabbè, vabbè, vabbè no vabbè Dopo ci partorniamo a questa cosa qua della fortuna no, bene, E quindi comunque bene. mettere uno come sì. Jensen Che conosce veramente il gioco competitivo Conosce la cosa da tanto E che probabilmente È arrivato a un certo punto Che è anche quasi esterno alla cosa no? Può vedere le cose anche da esterno Della cosa È un segnale importante è un professionista non, non, non starà sicuramente lì a dire ah, no aiutate i miei quattro amici mpl rifate l'MPL, mpl non lo farà <ride> anzi la wizard adesso ha chiaramente lanciato un segnale eh, gigante eh, l'anno scorso dicendo eh, non nessuno potrà mai più campare no scusa campare nessuno non, diciamo non, non daremo mai più dei soldi a delle persone per essere pro cioè non daremo più la, la, la FI che davamo prima ai Platino o che davamo agli MPL. Quindi, sostanzialmente, quello che hanno detto è: vogliamo ancora fare GP, ehm, scusa, PTQ, GP e Pro Tour. Adesso sono online, però, prima o poi torneranno in Real, però non ci sarà più della gente che potrà dire io guadagno tot soldi all'anno grazie a Magic, sì. garantiti. Sì. Poi, chiaro. Ti qualifichi ai tornei, eh, hanno un minimum prize payout, quindi puoi considerare quello, ma ovviamente mh, non esiste. Quindi adesso il modo per, eh, diciamo, campare di Magic è il content creation, che sia su YouTube che sia su Twitch o tutte e due. Certo, certo, certo. E quindi tu, tu come lo sottoressi sta cosa qua? Più o meno, più o meno. Ah, guarda, uh, il sistema che andava prima, secondo me, prima dell'MPL, era bellissimo. Cioè c'era Bronzo... C'era Silver, c'era Gold, c'era Platino, anche con Platino. Non è che dici che si guadagnava chissà cosa, si guadagnava credo 15.000 dollari all'anno con Platino era. Quindi non stiamo parlando di cifre astronomiche. Perciò se tu azzeri tutte queste, credo che la gente andrà comunque sì, IPTQ, IGP, eccetera. Ovviamente tornare indietro, secondo me, non è neanche un dire oh, torniamo indietro, vuol dire che abbiamo fatto una ca cappella. Sì, cioè l'hai fatta, lo sai. E quindi secondo me i giocatori vogliono. Qualificarsi agli eventi, vogliono sapere che se tu vai a top eventi e ottieni top risultati, potrai qualificarti ad eventi, è quello che, che secondo me, i giocatori di Magic vogliono. Non vogliono sapere che, cioè, non vogliono guadagnare i soldi giocando a Magic. Certo, se, se fai top 64 e vinci 250 dollari è figo, ma quando uno andava al GP, lo sapevi benissimo che andavi lì. Per passare sì, il tempo, sì, sì, ovvio, 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 non è che fai calcoli sulle V sulle OTS. Yeah. Ah allora. Quindi è sempre stato un gioco dai V super mega meno, cioè eh? se dovevi guadagnare ne giocava poker, giocavi a. non giocava, <ride> no. <ride> no, è vero, è vero, è vero, questo confermo anch'io, da giocatore molto bottom down, io ho fatto 2GP e basta, quindi figurati, e ho smesso un botto di anni. Okay, io, io quando ero pro nel 2016, sono andato ai mondiali, ho fatto un sacco di punti, ho fatto platino. L'anno dopo ho fatto gold, che era il livello prima del platino. Ma non, non mi dispiaceva, perché cosa succede? Non guadagnavo i, eh, ripeto, i 15.000 dollari del, del platino, ma mi qualificavo a tutti i pt. Il mio, a quel, a quel momento della mia vita, studiavo ancora, quindi la mia vita non voleva essere magic, voleva essere semplicemente il mio, mh, volevo andare a tutti i pro tour. Era quello lì il mio goal. E quindi gold andava benissimo. Perciò... Secondo me, se tu restori un sistema di uh, poter cenare gli inviti è quello che la gente vuole, vuole al momento veramente. da me. Mm -hmm. È okay. quello lì, cioè è tutto lì. Ok, va bene, no, no questo poi, è stato abbastanza... un po'. Poi c'è un'altra cosa, loro hanno fatto piazza pulita, cioè hanno detto. Cioè, allora, cosa succede? Qual è stato tra virgolette l'errore che hanno fatto? Loro si sono incastrati con questa MPL e hanno dovuto invitare le stesse persone a tutti gli eventi per quattro anni, praticamente. Eh sì, eh sì. E quindi. Non c'era posto per troppa altra gente perché c'erano sempre gli stessi. Adesso, sembrava allora... molto elitario, diciamo. Sembrava esatto. da fuori molto elitario. Che quasi quindi, non no, ci, no, tutti no, ci potesse che... avvicinare. No, sembrava, ho detto, sembrava. Infatti però era Luca Magna ha dimostrato che non era... Cioè in realtà ti potevi, potevi benissimo entrare. Sì, potevi entrare, ma potevi entrare da rivals, cioè nel senso cioè, non certo, era un'app. Certo. Era... Certo, certo. cioè, e, e quindi adesso hanno fatto piazza pulita, si parte tutti da zero. È brutto ovviamente per chi è entrato come Luca da, da, da fuori, messo certo. in cima, perché ovviamente per lui è, è brutta come cosa, però gente come, come me che per i risultati che ha avuto 2017 ancora oggi gioca al torneo di Kamigawa tra un mese, dopo cinque anni, no? Eh, Va bene, cioè, detto da te è importante come cosa, eh? perché tu potevi dire vabbè che me frega, mi invitano sempre. Invece hai detto una no. cosa molto matura da persona molto, molto matura. Va bene, va bene. Beh, ormai picture, è da... Diciamo, big picture, diciamo, da big picture. Sì, diciamo che ormai due o tre anni che stanno invitando sempre, sempre queste persone, invece adesso hanno la possibilità di ripartire da zero e chi vuole magari ripartire da zero, quindi ri... rifai PTQ come io facevo dieci anni fa. Certo, eh, certo. Eh, certo, fai, la, ti fai lo... la sbatti e poi giochi a chainare gli eventi, come dici tu. Quello che era una volta e quello che la gente... Quello che la gente amava. Cioè, Però, tu che sei i, i poteri forti. <ride> scherzo, chiaramente. Eh, fai rimettere sti cazzo di coverage ai GP, porca miseria. Che fanno il GP tutti di nascosto. Che sembrano che sia. No, vabbè, scherzo. Povera, cioè che costa un sacco di soldi. Eh, sì. E la Wizard ha detto noi non li facciamo più. Perché, non lo so, doveva dare i soldi a qualcun altro. Si vede. Diciamo, diciamo che il coverage della Wizard sarà sempre di altissimo livello rispetto ad altri giochi cartacei. Perché io vedo gente che giocava a Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! TCG, altri giochi. Ma hanno sempre detto che il livello del coverage nostro era cioè, proprio inarrivabile. Eh, sembrava la televisione, quello che avevano loro. Ma basta guardare il mondiale di Yu-Gi-Oh! Eh, e capisci? E <ride> eh, eh, capisci quello capito, che dico dopo hanno detto cioè, la wizard ha detto noi non facciamo più coverage quindi dovete farlo voi organizzatori del gp che erano channel 5 star city game che, mica perché se lo potevamo permettere però hanno deciso di non allocare i vari non so 10k 20k che serve per fare un coverage c'è sta. Ci sta. Una... è una scelta non è che è... è quello che è ecco allora andiamo al for fun un po' per staccare Vai. un po' uh, Mengo cube eh, che su Instagram e Twitter è bellissimo. No? Poi tu ce l'hai proprio da poveri, stampato con la stampante? No? no, scherzo. Guardatelo perché è proprio una. È pazzesco. Eh, iniziato, così, però, iniziato così, è bellissimo qua roba lì. Come mai ti è... ti è venuto questo pallino tanto tempo fa? Le copiate da qualcuno? Perché poi è tuo, perché la lista è, è una lista tua che tra l'altro hanno messo pure il semplice sì, sì, siamo presi pure su il Magic Online l'anno scorso. Eh, e il Mango Cube, praticamente, noi abbiamo iniziato. Noi siamo, io sono a Bethesda, in Italia, non abbiamo il negozio noi, e soprattutto non abbiamo neanche le carte. Cioè, io sì, però diciamo che non c'è nessuno che segue Magic particolarmente. E quindi si gioca for fun, che era draft una volta, e poi dopo ti stufi di pagare 10 euro draft o 8 euro draft, quanto era, e quindi si è iniziato a proxare il cubo di Magic Online. E, e giocavamo col cubo Proxato di Magic Online. Poi ho fatto un grande risultato, mi pare che era il vittorio dei mondiali 2015. E ho detto: Dai, allora investo un po' di soldi e compro le carte vere. Ho iniziato a comprare le carte vere. Beh. poi dopo ho vinto un altro po' di soldi con il cambio con le e Ho detto allora inizio a farlo foil. <ride> e, allora, e adesso siamo arrivati che è praticamente un appartamento di Senegale. <ride> sì, no, però... adesso l'ho fatto. È arrivato così. Eh... Che, devo sempre tornare comprando le foil. Raga, Van Foil non costa poco. Però dai, è, no, è figa come cosa. Perché comunque l'hai costruita. Sì, il pr problema forse di giocare a lungo termine for fun. Eh, questa roba qua è il, è il migliore, no? Tanto è sempre diverso. Sì, sì, sì cubo, sì, beh, sempre diverso no, perché alla fine dopo un po' ovviamente come tutte le cose diventa ripetitivo, però ecco il cubo hai talmente tanti archetipi da draftare che è bellissimo poi, e poi con il c'è anche la classifica squadre... sì, con il fatto che noi giochiamo a squadre noi abbiamo i team, draftiamo sempre a team di solito siamo in quattro, quindi due contro due qualche volta sei, ma un po' più raro, tre contro tre però ecco, giochiamo a squadre quindi c'è molto rivalità no, rivalità ovviamente, super friendly eh, come ho detto prima, si torna indietro, non si gioca per niente, capito? Adesso è proprio fan. No, 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 questa roba qua è super figa. Infatti. Tu non lo sai ancora, ma un'estate scendiamo io e Pegonte ti bussiamo in casa perché vogliamo fare il tuo cubo <ride> dal ah, vivo. Ti, proprio ti bussiamo sì, sì, sì. in casa. Un <ride> terrazzo, un'estate, un Anche se l'estate qua di solito si va al mare, però vabbè, magari prima, ah, beh, dopo pranzo quando è troppo caldo. Facciamo un'altra no? foto come che era al mare quando eri bambino, no? che giocavi a Magic. <ride> Adesso, al mare... Va bene, parlavi prima it's di it's fortuna, parlavi prima di it's fortuna. It's Infatti, it's Magic, it's oggettivamente. La fortuna è un... fa parte del gioco, no? E... Però, nel lungo periodo, alla fin fine, quelli che vediamo che vincono, sono sempre le stesse persone. Per esempio, il team di, di giapponesi all'ultimo pro tour. Io ho guardato il loro palmarès, Cioè, il più scarso di loro ha vinto un GP, quindi vabbè. <ride> quindi tu dici che anche Oneto, mi ricordo, diceva che vince il più fortunato fra i bravi, no? <ride> Però prima di essere bravo, chiaramente. E cosa dice Kirosika quando perde solo perché ha sfigato, non vede le Lande. Sempre così, è incredibile. I giocatori... I gi... tu, sono tutti giocatori sfortunati. Ma qualcuno che scula c'è? Cosa diciamo a questi giocatori che pensano sempre che si perde per sfortuna o per algoritmo? Adesso c'è no, la nuova teoria dell'algoritmo. Sì, sì, poi il Guarda, questo non è solamente i giocatori... Cioè chi si lamenta della sfortuna a Magic si lamenta della vita. Cioè, nel senso di tutto quello che succede. Cioè, su proprio come approcci la vita. Magic mi ha aiutato tantissimo. Eh, magari non più Magic, però ecco. Diventare prova Magic mi ha aiutato tantissimo ad approcciare anche la vita molto, in maniera molto più ah, e questa cosa mh, ho sbagliato. Cioè, nel senso, mh, non ci ho potuto girare attorno. È successa, pazienza, allora aggiustiamola senza magari stare lì a self-deprecating, a lamentarsi, eccetera. Questo mi ha migliorato la vita, devo dire. L'approccio alla, alla varianza, cioè l'approccio a io gioco. Ad un gioco, che nella parola gioco di solito è implicata la varianza, dove ci sono degli elementi che tu non puoi affrontare, e in quel caso tu devi fare il meglio che puoi con quello che ti viene dato. Se ti, ovviamente, sprechi tempo e mente a lamentarti, eh, giocherai peggio, e alla lunga perderai quando sei messo male, ogni volta. È una, una tira all'altra. Poi, ovviamente, poi, ovviamente. E tanto succede a tutti che, che sfighi e che fai, che fai male a un torneo e che ti sei allenato tantissimo e quello era una delle cose più brutte da affrontare come giocatore anche professionista che tu stai due settimane tre settimane tutto il giorno a giocare sei prontissimo e poi al torneo ti va male perché tanto ho fatto tantissimi tornei anch'io dove ho fatto uno o due drop o, o queste cose e purtroppo viene aiutato dal fatto che una volta c'erano tantissimi tornei. Quindi, al, nel lungo periodo, riusciva ad abbattere la varianza. Al giorno d'oggi ci sono magari eh, meno, e, meno modi per eh, splendere. E quindi, quando, vini, quando sei sfortunato in uno di questi eventi, beh, eh, è dura da affrontare. Come cosa in generale, l'approccio mentale è quello di eh, cercare di non, ehm, non considerare nessun fattore che, non, che, non, che tu non puoi controllare. Tu. esatto, esatto. questo anche solamente... è anche il mio mantra infatti esatto, puoi solamente dire ok, ho aperto questa mano a una terra la tengo o la mulligo è sì. aperta, non puoi fare niente certo, è aperta quella certo. mano e eh, eh, se la tieni e perdi eh, puoi mulligare però <ride> cioè, è tutto così le, le, certo, a Magic moltissime certo. volte questa cosa e poi ovviamente un'altra cosa importantissima quando giochi a Magic è che non è che, che, che se tieni e vinci hai fatto bene, sì, 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 sì. Cioè, anche questo qui è importante da capire. Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo, perché molte volte, almeno quando testo con delle persone che, che, con cui non mi piace testare, no? eh, fanno Quindi. questo ragionamento qua. No? Io faccio questa giocata qua sbagliata, oggettivamente sbagliata. Se facciamo 100 game, quella giocata lì ti, ti premi una volta, 99 non ti premia Però non è che se vinci la partita quella giocata è giusta. E è un po no. difficile, una cosa difficile da spiegare, no? Eh. Ah. C'è da dire che tra il mio gruppo io ero quello più risultoriente di tutti. Aviar viene da un background di poker, Aviar era un giocatore di poker, quindi giocatore di poker La penso sono... tutto sul long term, no? Faccio un certo esatto, mano così, quindi... 60 volte e... vinco, 40 volte Esatto, perdo. quindi era sempre allora. lì a... Diciamo, quando io dicevo, no, questa giocata è andata bene, cioè questa carta l'ho pescata in questo spot e ha fatto schifo, io non la voglio giocare questa carta, lui fa ma non importa, questa carta magari in un altro spot era buona, però io ci cioè, capito, ovviamente sto esagerando, però no, ecco, no, certo, certo, io ero quello sempre più, più risultoriente di lui, che ne so, io ero quello che guardava sempre dopo che mulligava, mentre lui mai ci cioè, ha capito queste cose qui, vabbè, <ride> allora, questo lo facciamo tutti, dai, va bene, va bene, Mengo è uno di noi, dai, <ride> <ride> io che sempre... non ti fai condizionare da quella cosa lì esatto lui era molto più matematico nell'analizzare nel le cose io invece molto più testiamo quindi diciamo che a qualcosa serviva tutto questo testing se no anche che testi a fare ecco chiaro chiaro chiaro. quindi, no, quindi di solito vai, vai, dimmi. per farti capire il volume del testing che facevamo una volta quando avviera vinto i mondiali nel 2018 eh, testavamo insieme il rosso nero veicoli abbiamo fatto 200 mirror di rosso -nero veicoli pochi okay. <ride> 200 mirror che proprio ne giocavamo abbiamo detto dobbiamo arrivare a 200 mirror Figa. tra l'altro con mosse tipo non lo so per esempio sul cuore di kiran vediamo se il cuore di kiran è buono on the play o on the draw e quindi ce lo proprio fixavamo a turno 2 per capire bello se era buono e m, tutte queste cose qui cioè vedere se eh, appunto il siege, siege gang era buono on the draw cioè che vedo tutte queste cose noi cercavamo di eh, cioè sempre tornando allo scorso di prima in paper puoi fissare delle cose di testing che ti aiutano a un po' ehm, diciamo capire certe cose così qualitativamente è una figata no? è proprio figo così eh, pre prenderò un po' di spunti, eh, faccio prendere un po' di note prendete note anche voi che ascoltate ma quindi 10 zero... 10.0 dimmi dimmi scusami No, cioè, quello che voglio dire, noi però testavamo. Tante volte, quando io vado spessissimo all'LGS e gioco con la gente, capito? Non è che magari testo, però, capito? Vai a giocare il mio mazzo che ho montato e vai a, gi a giocarci contro qualcuno. E va bene. Poi dopo ho capito invece questo che facevo con Avier. Testavo, quindi era molto più, diciamo, serio, eri più in the zone. E facevi queste cose: tipo, mi metto in mano il cuore di Kira. Se no, non è che vado a al, al negozio. <ride> cosa, io, parto un raga. Allora, <ride> esatto, io parto con Ragno. Allora io parto con Raka, vado in turno uno. Poi vedite. È una cosa figa. Perché poi vedo che tu il weekend no, ti fai lo Zainet con dentro 12 mazzi di 12 formati, e vai lì come tipo il capo palestra. E fai adesso sfidatemi. <ride> No, ho dentro montato dentro prima Pauper. Vado stasera, vado a giocare Pauper. Bello, bello, bello. Infatti, questa è una domanda che non, non c'era. Eh, hanno fatto questo Pauper Format Panel. Molto figa sì. questa cosa qua, no? Anche questo, cioè, oggettivamente sì. sarà un volo pindarico mio, eh, perché ormai me lo dicono che mi invento le cose. Però questo è un altro segnale palese sul fatto che loro, il cartaccio esiste e ci tengono anche a un formato oggettivamente di nicchia come il Pauper. Ovviamente... Poi è difficile, no? Loro, Un formato lungo... Loro tengono, cioè, loro tengono tutto. Perché, perché non dovrebbero ottenere qualcosa? Cioè, se tanto qualsiasi cosa... Eh. Il problema è che... Mh, non puoi... Desine... Loro cosa fanno? Fanno le carte, le card design. Non puoi ehm, creare carte avendo in testa tutti i formati. No, è impossibile. Cioè, sì, ovviamente potevano fare chatterstom, soggiorno e compagno non comuni. Però ovviamente hanno voluto bilanciare il limited e quindi è impossibile tenere tutti i formati sott'occhio per la wizard mentre fanno le carte. Loro tengono sott'occhio lo standard e adesso hanno dichiarato che tengono sott'occhio il mod quando fanno le carte. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. E quindi questo, poi dopo se il legacy, poverino, viene breakato ogni 2x3, eh, eh, <ride> mi dispiace. Però, Beh, tanto... se, 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 prima ci si lamentava anche del fatto che non veniva mai breakato il legacy. Eh. Poi quando hanno cominciato a rompere, la gente si, a... cioè, si lamenta lo stesso. Quindi comunque tanto ci si lamenta lo stesso. Quindi questo questo Fortnite Tunnel aiuta, secondo me, il power perché adesso... Ci saranno questi sei, tra cui un italiano, mi fa molto piacere. Grande Mirko, grande Mirko, è venuto anche lui. Non lo conoscevo, però adesso lo seguo su Twitter. E... E mi seguo su Twitter, Mirko! <ride> sì, sì, sì. No, ottimo, e, ottimo. E, um, e poi probabilmente se va bene, se questa, questo format panel va bene, secondo me lo amplieranno a tutti i formati di Magic, perché c'è già in Commander, perché Commander, la banlist, non viene fatta da Wizard, ma da delle persone e, e c'è già il commander e funziona la grande perché non dovrebbe funzionare in legacy in vintage e in tutti gli altri formati che esistono e che la Wizard ovviamente non fa le carte per questi formati, c'è cioè, neanche da ridere a scherzare. Beh, ovvio, è, impossi è impossibile, è impossibile. Infatti, questa roba qua è figo perché poi è una grande sperimentazione e questa è la prima volta che lo fanno su un formato, diciamo, sanzionato. No? E poi io, è una roba che ho visto da un tuo streaming o da un video, non mi ricordo, che faceva un po' ridere: no? 10-0 è skill <ride> 9-1. Sfiga. <ride> questa, co questa cosa qua. Anche qui è difficile da, da cambiare, no? Di una persona. Perché poi, cavolo, poi la mente umana si ricorda degli eventi negativi. Quindi, cioè, la sfigata ti rimane, no? <ride> quindi, come sì, facciamo? Sì, sì, fai... Adesso ho capito cosa intendi. Lo, lo leggi ogni tanto nella gente che dice, ah, sì? ho fatto 4-1, però quando ho perso. Ho oh, sfigato. Esatto, esatto, esatto. <ride> ho fatto 4-1, però il game che ho perso è perché è successo sta roba qua. Sì, 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 sì è fantastico. È tutto tuoi. Tutto, Tutti tutto tuoi. È un gioco di carte, no? Si pescano le carte, quindi oh, devi stacce stacce anche quando sculi, quindi ci stai anche quando ti sfrociano. Quindi <ride> si <ride> sempre, fa. si fa tornando, Sempre tornando al mill di prima, allora ho fatto due, due, due leghe con 1000. In streaming ho fatto 9-1, mazzo fortissimo, mazzo più forte del formato. Tier 1, banniamolo. È un che non esiste, quindi è fortissimo. Lega successiva 2-3, cancello il mazzo. Quindi... <ride> <ride> no, poi, poi comunque... Ma scusami, una curiosità, quando vai a giocare nel negozio del tuo amico a... Cioè, cosa non ti ricordo? Sì, eh, Porto Sant'Epidio. Eh, ma eh. ma c'è gente che non ti conosce? No, ormai penso che. Sono, beh, sono spesso lì, quindi. Non spessissimo, perché io praticamente per andare da lui di solito ci vado nel weekend perché dormo da lui il venerdì sera e poi il giorno dopo, um, diciamo. Stai lì a fare il capo clicca, palestra. capo palestra. Un'oretta sì, 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 e, però no, io spesso che ne so, sto lì, la gente mi chiede per fare una partita. Sì, tanto più o meno porto un mazzo di tutti i formati e gioco ah. con, con chiunque. Poi comunque, oh. eh, no, questa domanda, qua in realtà, non è, è, è a un fine, perché secondo me io al lavoro da me, no, io in Mensa mm. l'ho visto. Varie persone che giocano a Magic Arena E io sono abituato a Attualmente Non è per flexare Che ai tornei La gente un po' mi riconosce Mi riconosce me, te, Altra gente no? A me questa roba qua vabbè Mi mette stra disagio Però vabbè fa niente Questo è un altro discorso E cavolo ma sta gente Questi che giocano Senza aver mai visto un contenuto di nessuno Quindi probabilmente questi qua Non conoscono manco te eh, secondo te sono tanti. Anche nel mondo sono, sono tante queste persone qua che non guardano. Cioè, perché Magic è un gioco un po' strano, no? Perché tutti gli altri giochi online hanno un botto di viewers e pochissimi player. Pochissimi. Se tu chiedi a uno di LOL, uno di Arson, a un torneo tuo grosso, open. Quanta gente fa? 100 persone. Il nostro torneo open a Las Vegas fa 1400 persone. Con il mondo in pandemia con gli stranieri che non possono andare. Questa è una roba stra strana, perché poi se fanno un coverage con l'evento lì, non fa mille views, non fa 10.000 views. Questa roba qua è tutta strana. Secondo te come mai? Perché un gioco, Magic è un gioco da giocare, non ah, da vedere. Ma infatti Esatto, uno dei mille motivi per cui l'MPL ha fallito è perché hanno puntato tutto sul Magic è un gioco da guardare. Quindi tu vuoi guardare il tuo eh, mito che gioca, che poi magari è vero, vuoi guardarlo, però preferisci... Essere coinvolto in un sistema competitivo che ti può permettere di giocare la di gente giocare Magic vuole giocare contro il tuo mito, no? Esatto, la gente Magic vuole giocare per andare al torneo, non vuole guardare il torneo, quindi è... è sempre stato così. Magic, Magic the Gathering, e tu cioè la gente ti metti lì a giocare, non ti metti lì a, cioè, per esempio, quando te vai a bar a vedere i vecchi che giocano a carte. Eh? Bellissimo. No? Cioè... Quanta gente guarda. Hai fatto caso su questa cosa? Quanta gente guarda? Cioè, giocano magari tante volte in due, fanno l'1v1 a... a tre, sette, e quattro persone guardano, che potrebbero giocare in quattro. No? È vero, è vero, è vero, e è, vero è, vero. Che è meglio, Se sei in sei, allora dai, ci facciamo un comando da 6 Per forza, non è che per fare un comando da 4 due giocano. Certo, via. se siamo in 8, facciamo un draft da 8. È vero, è vero, è vero. Questa cosa qua. Non, tra l'altro, non ti guida nessuno a fare questa cosa qua. Non è che c'è uno che dice, no, fa il draft visto che siete in 8. È una roba che viene naturale, è vero, è vero. Non sai perché? Forse ce l'ho. Perché spendi talmente tanti soldi a montarti il mazzo che vuoi giocarlo. Sì, su questo sono d'accordo, però per i prosuriti, per il draft, no. Per il draft, no. Sì, alla vabbè, fi alla fin fine, nel negozio, no, a me è capitato che siamo lì, siamo in set, entra uno a caso. E diciamo: mm. Uè, Facciamo il draft in 8. E lui fa: oh, Che cos'è il draft? Te lo insegniamo. <ride> Secondo me il draft no, mm. però in generale è vero, per il costruito, su questa cosa qua È ragionissimo. Infatti, mm. anche lì c'è il discorso dei pet deck, eccetera, che per i formati eterni è ancora più forte, no? Però è vero. E invece per quanto riguarda questi qua che questo mercato, diciamo, potenziale di persone che non guardano contenuti, come facciamo a tirarne un po' dentro? Secondo te? Non non, non puoi. Beh, ehm cioè, gioca, perché io questo qua l'ho visto, eh. Questo questo davanti al PC gioca sempre, io l'ho visto. Beh, diciamo che tantissima gente, no? qual è la complaint in generale di chi guarda gli stream e fa? Ma scusa, ma perché stai guardando uno stream? Non potresti giocare te a quel gioco? Perché la gente ha sempre visto, eh, diciamo, la TV, e quello va bene. La TV va bene. Però quando guardi al computer, quando stai al computer, devi fare qualcosa. Non devi, diciamo, eh, intrattenerti o capito, imparare. Cioè, sì è strano, è proprio la mentalità della gente magari anche un po' più vecchia che pensano che non gli serve niente cioè loro sono, come si suol dire imparati. a Senigallia, imparati cioè, sanno già tutto Totò, Totò la citazione sì. di Totò, bellissima, bellissima sì. va, bene. va bene, va bene dai, su questo possiamo un po', un po' dai, diciamo chiudere su questo argomento attualmente secondo te nel mondo chi è il giocatore più forte? nel mondo il mondo, il gioco più forte. mondo. beh, allora, ovviamente il range è altissimo, però ecco, ci sono dei giocatori che non riescono anche dirne pirato... anche un po'. Dai, va bene, va bene, puoi dirne anche un po'. Quando vengono contro è sempre un ecco, okay. esatto. Quello con cui viene perato contro, e non sei contento di vederlo, ecco. Facciamo questo: Paolo Vitor, Paolo Vitor. PVDDR, sì, perché ha sì, un è grande lettura. C'è sempre, sempre il mazzo più forte, cioè, perlomeno, stiamo parlando di, del tempo in cui eravamo tutti abbastanza um, giù, cioè c'è cioè sempre il mazzo più forte, poi è inattaccabile, mentre giocatori come che ne so, Straschi, no, no, non per dire che stassi sia scarso, no, no, come giocatori gioco. come Straschi o um, che ne so, um, non lo so, Cari, ci sono dei giocatori magari super scari, che però io bene o male ci sto tranquillo, gioco bene e li batto spesso. Ci, ci sono invece dei giocatori che mi fanno proprio un po'... Um, Speravo di non beccarlo, eccoci. Ho, ho, Ho chiesto la fine dirlo. perché, tanto, non tanto sicuramente, PVDDR non verrà mai ad ascoltare il mio, questo, questa intervista, quindi non ti preoccupare, lo possiamo dire. Io, io personalmente eh, eh, avrei paura, tipo di Shota Yasoka, che questo ti arriva non parla una, una parola della tua lingua, ti guarda strano, non dice niente. Ed è troppo forte, cioè tu capisci che è troppo forte? Io avrei un po' paura di questo tipo di persona qua. L'ho battuto nella top 4 Il pitticolo con Band Company, non so se ne vista. Sì, 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 sì. E diceva Vesper e io, Draghi, io Band Compass, ho Band Company, sto parlando di tanto tempo fa, sì, che io, io ero molto 2016. Infatti, quella è stata una signora topotta, beccato prima a Fincher e poi Yasoka. Beh, scarsi, no, solo all of favor, solo all of favor. Beh, questo è il bello dei Pro Tour, no? Che vai lì e oggettivamente ci sono oggi i più forti del mondo, i più forti. E infatti, adesso che sono tornato a giocare dopo tanti anni, questo non dico che è un mio sogno nella vita, però farne uno a me piacerebbe tanto, tanto. come com esperienza, eh, il... non per vincerlo, è come è esperienza. Hai Pro Tour? È proprio bello guardare i tavoli alti in deep nel torneo, cioè al turno 14 o 13. È bellissimo andare ai tavoli alti, te ti metti di dietro e guardi semplicemente. È stupendo perché la gente è super concentrata perché stanno giocando partite importantissime. Per alzi la mano, judge per qualsiasi cosa. <ride> è, sì. è veramente c'è cioè, proprio tensione. Te sei lì che ti senti parte, cioè proprio vivi le top decade. Vivi è bellissimo, cioè, spesso e volentieri non facevo dei due, magari arrivavo al PT tardi, però i turni late del PT erano sempre stupendi da guardare. Infa infatti, adesso ti chiedo questa roba qua, un po' fuori contesto, dai, però una roba veloce. A me, io, tipo, a me come consiglio, cosa daresti per uh, non motivarmi, per darmi una mano? Per qualificarmi al mio primo Pro Tour, per dire. però questi qua online io non li conto come Pro Tour, eh? fai questo conto qua, infatti non, non me ne frega niente. Quando torneranno, se torneranno i PT cartacei, che consiglio mi dai? Sì, sì, sì. Beh, è importantissimo avere un team di amici con cui tu ti alleni. Per esempio, quando io facevo i PTQ negli anni 2012, 13, 14, avevo un gruppo di ragazzi di Cesena eh, con cui eh, mi, eh, cioè, viaggiavo sempre con loro, io tutti i PTQ, tutti i weekend viaggiavo con loro, durante la settimana ci scrivevamo sempre, Ma, magari capitava delle volte che ci incontravamo a metà strada tipo Rivini e testavamo anche metà settimana, però era importantissimo avere un gruppo e grindare tutte le domeniche tutti gli eventi, Noi, cioè, io abitando in centro Italia riuscivo ad andare tranquillamente ovunque da Milano a Napoli per i PTQ e quindi ecco um, praticamente devi come dicevo prima battere la varianza cioè tu devi sempre essere preparato e devi sempre giocare per vincere in questi, in questi eventi poi prima o poi arrivi a un pro tour e da lì devi cercare di prepararti bene a quel pro tour e poi devi continuare così. E prima o poi, magari con la fortuna ci, ci, ci sta. Cioè, questa è stata la mia vita. Sta, e, ovviamente sta. non ha funzionato No, tutti. ci sta anche però perché ecco... se fai 10 PTQ e fai sempre 0,2, non è proprio sfiga. eh, Magari, no, ma, ma... sì, però, generale... capito, se tu fai 2 PTQ, non è che poi dirà, ah, no, non ce l'ho fatta. Capito, hai fatti 2? Cioè, eh. che... Ci sta. Ci io, sta. Quando c'erano i PTQ, tutte le domeniche andavo. Cioè, e c'erano delle season che non, che non ti qualificavi. Però non avevi fatti che ne so 12 perché ce n'erano tre mesi e ce n'erano 12 in Italia. Uno, più o meno ogni domenica. Va bene. Ultimissima roba e poi ti lascio andare. Così non ti rubo più tempo. Eh, cosa diresti se potessi farlo? Un, un messaggio al Mengu di 10 anni fa e al Mengu. Di fra dieci anni come se fosse una tipo capsula del tempo, cosa diresti allora... a questi due a questi due? Sì, Andrea, ovviamente, senza dire cose so, tipo pino? No, 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 no. Chiaro, comprati Bitcoin non vale poi adesso. Bitcoin, ragazzi, non se ne può parlare. No? ah È vero, è vero, ci arrestano. No, per dire. Allora, cosa diresti al Mango di dieci anni fa? 2011, no, 12, mai 2012, sì, nei primi, primi PTQ? Beh, eh, direi che eh, direi che magari allora, io un, un regresso che ho un regresso che ho è che magari facevo un po' troppo il gradasso mm -hmm. nel senso, io avevo i miei risultati a una certa magari non dieci anni fa. Oggi non, non mi sembri così, fa. comunque Ti dico. lo so. Infatti, sono cambiato. Però è un po' così è un po' così, e magari io non avrei apprezzato il Mango di dieci anni fa adesso, perché ovviamente avevo i risultati di un mid PTQ, però tanto quella è la classica parte della vita dove tu hai vinto magari un, due o tre PTQ, hai fatto un po' di top 8 e ti senti forte, quindi ti senti di queste cose. Magari una volta era anche un po' più il, lo spirito del, del tempo, però ecco. Quello lì, ecco, essere un po' più welcoming ai new players. Scusa, si esempio sempre in inglese. Ma sotto sottotitoli, non players. ti preoccupare. E di essere esatto, un po' così, però. Questa è. No, 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 ho troppo rimpianti, devo dire che la mia, la mia carriera. No, 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 no di... ma non voglio dire dei rimpianti. Magari dici una cosa che, come dici tu, potevi migliorare, no? Questa, ecco, questa qui, di, 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 di essere un po' più. un po' più. diciamo di farti meno, ne meno nemici perché alla lunga nella vita i nemici portano sempre male quindi di fare, di fare bene e essere di, di farti voler bene perché questa però... è, è anche, anche qua è effetti è una cosa molto molto saggia e invece il Mengo di fra dieci anni capsula del tempo Beh, di spero che la wizard non abbia fatto nessuna cappella che le Magic adesso sono a un miliardo di fatturato sono a due <ride> miliardi e che io continuo a giocare a figurine per tutto il giorno anche da lì. È figo, è figo. Ma tanto lo sai, anche se fanno cappellate, è come quella fidanzata che ami troppo. Cioè, tanto siamo talmente tanto innamorati che ci possono trattare malissimo e noi ne rimarremo innamorati. Sì, sì. Sì, è sì, sì, sì. un'addiction totale è un'addiction totale anche perché io proprio quando mollai ero convinto di non tornare mai più io vend mm. ven ho venduto tutto il mio pool perché ho detto ho, ho regalato tutte le mie scatole, tutti i miei dadi li ho dati via tutti perché ho detto mi fa schifo, non giocherò mai più a questo gioco e invece poi <ride> sono sì. tornato Magic Arena, sono tornato. Va bene. Grazie mille Andrea per essere stato qua, per aver perso un'ora con me e... eh, no. e... eh, sì. spero veramente che continui a fare bene, uh, sia come giocatore che come, come content creator e... comunque mh, spero che comunque continui anche a... ad aiutare molto questa community, sia localmente che web nel mondo grazie sì, sì, sì. voglio dire a tutti quanti di andare a magari seguirmi su, su Twitch.tv slash Andrea mengucci o su youtube Andrea Mangucci. penso che già ti un seguo no? ho <ride> video ultimamente infatti sei diventato un youtuber vero gente. adesso eh sì sì Se... sì, sì sì io Beh, diciamo belle. che non, è... non creo contenuto magari esclusivo come fai tu solo per youtube perché io riciclo la tua i... lega sì, 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 sì. però ecco i Twitch VODs li vivo come se poi dopo sono io su YouTube, quindi mi, mi relaziono anche con chi non guarda la chat. Ho visto, ho visto, ho visto, ti vedo, ti vedo. Va bene, grazie mille, grazie mille. Ah, ciao, beh. ciao!